Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di un argomento che in questo momento è frutto di tante domande. Ci scrivete in continuazione: come poter fare massa in questo periodo avendo a disposizione un elastico e due manubri da 8 kg? Come mangiare in questo momento? Come cercare di mantenere il più possibile i risultati e di non perdere il lavoro svolto? Cerchiamo di rispondere a tutto e partiamo spiegando quella che è la condizione fondamentale per sviluppare ipertrofia muscolare. Per sviluppare ipertrofia muscolare, detta volgarmente massa, noi abbiamo bisogno di diversi fattori, tra cui in primis la tensione meccanica, lo stress metabolico e poi nelle variabili allenanti c'è volume di allenamento, intensità di allenamento. Ora, al di fuori delle persone che praticano calisthenics o comunque allenamenti a corpo libero con tecniche molto diverse, che loro sono un discorso a parte perché fanno un lavoro diverso, questo è un video che tratta la tematica del bodybuilding, quindi si sta parlando per persone che sono abituate a sollevare pesi in palestra, quindi questa disciplina. Chi è un soggetto novizio che ha iniziato la palestra nel giro di qualche mese fa, quindi magari a settembre, prima che iniziasse questo lockdown, eccetera, o anche prima dell'estate, insomma, con la riapertura delle palestre dopo il primo lockdown, potrà tranquillamente crescere anche facendo piegamenti a corpo libero, perché ha una muscolatura talmente agli inizi che sarà facile per lui crescere comunque anche avendo degli stimoli poco importanti a casa. Quindi vanno benissimo le bottiglie d'acqua, vanno benissimo gli elastici, vanno benissimo i piegamenti a corpo libero. Per una persona già avanzata o comunque che si allena già da un po' e abituata a sollevare certi carichi in palestra, sarà molto più difficile sviluppare queste situazioni, perché il volume e l'intensità di allenamento possono, diciamo, essere mantenuti, ma chiaramente la tensione meccanica che noi andiamo a sviluppare con delle bottiglie d'acqua o con dei pesi da 8 kg o con una fascia elastica non raggiungono neanche lontanamente le tensioni che sviluppavamo prima in palestra con i bilancieri carichi, la pressa e tutto il resto che avevamo a disposizione. Quindi viene già abbastanza semplice capire che anche il danno cellulare che andiamo a creare al muscolo è completamente diverso rispetto a quello che creiamo in palestra. Per questo è molto difficile fare massa in questo momento. Per questo io quello che consiglio è di sviluppare il lavoro in un'altra maniera che spiegherò in seguito. Quello che noi dobbiamo sapere, appunto, è che in palestra, oltretutto, abbiamo a disposizione una gran varietà di macchinari che danno angolazioni di movimento diverse e permettono di lavorare il muscolo con, appunto, angolazioni particolari, cosa che a casa non può essere assolutamente riprodotta. Discorso diverso per chi ha una home gym. Chi ha una home gym sa esattamente quello che deve fare. Secondo me, il minimo che bisogna avere a disposizione a casa per poter cercare di fare qualcosa di buono è un rack con un bilanciere con cui poi si può fare tutto praticamente l'allenamento delle gambe, una sbarra per le trazioni e dei manubri con una panca, manubri abbastanza pesanti. Chiaramente, più si riesce a caricare il peso, più sarà facile poter sviluppare forza e ipertrofia. Chiaro, il peso non è l'unica variabile che ci permette di sviluppare massa. Possiamo lavorare tantissimo anche sulla tensione muscolare, ovvero facciamo delle alzate laterali, abbiamo a disposizione poco peso, lavoriamo con una lentezza incredibile, quindi fasi concentriche ed eccentriche di tanti secondi. Si può fare una ripetizione in 10 secondi, si può fare una ripetizione in 20 secondi, ma questo cosa comporta? Innanzitutto comporta una tolleranza al dolore molto alta che magari per dei soggetti che sono agli inizi non è, diciamo, concepibile, non si è abituati, quindi non si raggiunge il picco massimo di dolore che servirebbe per sviluppare appunto questa situazione. Oppure, cosa ancora più importante, la connessione mente-muscolo non è così sviluppata, ovvero non abbiamo capacità di concentrarci così tanto sul muscolo bersaglio e quindi quando andiamo a fare l'esercizio utilizziamo anche altri muscoli che, come ben sapete, vanificano il lavoro che andiamo a fare sul deltoide. Avendo a disposizione poco e niente, ragazzi, l'unica soluzione che uno può avere per cercare di sviluppare un po' di ipertrofia è quella di arrivare a cedimento ad ogni serie, ma arrivare a cedimento ad ogni serie è molto più difficile a livello psicologico piuttosto che a livello fisico e quindi diventa praticamente impossibile
impensabile fare 15 serie per un gruppo muscolare, tutte a cedimento, tutte a corpo libero, dove si fanno un'infinità di ripetizioni, oppure con i bicipiti, con i manubri da 6 kg, arrivare a fare ripetizioni a cedimento senza utilizzare o compensare con altri movimenti di braccia. Quindi ragazzi, sta a voi cercare di capire come sviluppare meglio, a seconda della disposizione che avete a casa e dei vostri attrezzi, il lavoro da svolgere. Ipertrofia in questo momento, non dico impossibile, perché impossibile non lo è, ma è difficilissimo, e bisogna essere dei soggetti molto molto avanzati per sviluppare queste capacità allenanti, o dei soggetti molto molto inesperti, che vi basterà toccare due casse d'acqua e comunque crescerete lo stesso, perché siete ancora agli inizi. In questo momento il consiglio che vi voglio dare è lo stesso che do a tutti i miei clienti con cui faccio il coaching online o che seguo dalla palestra, ovvero: noi sappiamo che un parametro fondamentale per la crescita muscolare è l'insulino resistenza e la body fat, ovvero più noi siamo grassi, si parla dal circa il 15% in su, e più sarà difficile mettere massa magra. Perché? Perché l'insulino resistenza è più alta, e quindi quando noi andiamo a nutrirci, il cibo viene recepito in maniera minore dal tessuto muscolare e verrà depositata più facilmente in tessuto adiposo. Mentre quando noi siamo più magri, quindi chiaramente si parla dal 15% in giù, ma per me la body fat ottimale per iniziare è circa il 10%, e più l'insulino resistenza è bassa, e quindi quando noi andiamo a nutrirci, il cibo viene recepito prima dai muscoli, dove verrà utilizzato per riparare appunto il danno cellulare e per ricostruire la fibra, e verrà molto più difficilmente trasformato in tessuto adiposo. Quindi questo è importantissimo. In questo momento in cui per dimagrire basta semplicemente fare movimento di qualunque tipo e se fare una dieta, è molto più sensato e intelligente e più facile cercare di condizionarsi, di stare a dieta e di perdere grasso il più possibile, per poi poter incominciare a fare massa in maniera anche più spinta proprio quando torneremo in palestra. Questo è il motivo per cui tantissimi atleti, anzi tutti gli atleti che fanno bodybuilding a livello agonistico, appena finiscono le gare, quindi quando sono al 3, 4, 5, 6% di massa grassa, iniziano subito una fase di bulk, perché l'insulino resistenza è bassissima e per loro è il momento migliore per poter buttare su dei chili di muscoli buoni, specialmente nei punti carenti. Quindi questa tecnica si chiama supercompensazione o ipercompensazione, e la possiamo sviluppare anche noi che non siamo dei soggetti che gareggiano, perché basterà abbassare di tanto la body fat per poi avere il rebound muscolare quando andremo a tornare in palestra. E questo molto semplicemente è quello che è il mio consiglio. Poi, ora, chiaramente non siamo in una situazione di lockdown come quello precedente, non siamo tutto il giorno sul divano, o magari qualcuno sì, ha ricominciato a lavorare da casa o non lavora più, quindi sta da sé capire che il nostro fabbisogno calorico magari in questo caso è molto più basso rispetto a quello di prima. Cerchiamo di abbassare i carboidrati, visto che a riposo il nostro corpo consuma grassi. Il carboidrato in eccesso, se magari abbiamo mezz'ora 40 minuti di allenamento al giorno, ce lo mangiamo a ridosso dell'allenamento, quindi pre-workout e post-workout, e durante il resto della giornata cerchiamo di mangiare più proteine e grassi. E ragazzi, alla fine tantissimi di voi ci parlano anche della motivazione, come fate a rimanere motivati, sì ma tu vai in palestra, sì ma sì ragazzi, avere una palestra in questo momento è una fortuna come chi ha un home gym, però vi ricordo che attualmente ancora i ristori non ci sono arrivati, e l'unica valvola di sfogo che magari posso avere io in questo momento. Voi cercate di capire che un allenamento fatto anche a casa non dà gli stessi frutti che fatti in palestra, ma sicuramente è meglio che non fare nulla e che buttarsi via. Ve lo dice uno che ci tiene a fare questo video, perché sapete bene come è andata nella scorsa quarantena. Non ero a casa mia, non ero motivato ad allenarmi, non ero motivato a mangiare bene, perché dopo 6 anni di gare mi sono trovato in una situazione familiare in cui ho potuto staccare la spina e vivere come una persona normale, e l'ho fatto. Mi ha fatto benissimo a livello psicologico. Quindi se sentite che in questo momento allenarvi è un peso
o non vi fa stare bene, non dovete mai fare quello che non vi fa stare bene. Non dovete violentarvi psicologicamente. Dovete raggiungere prima un equilibrio psicofisico. Psicofisico, prima la testa e poi il corpo, per poi poter lavorare sul corpo. Se la testa non c'è, non ci può essere nemmeno il corpo, ragazzi. Questo è molto importante. La mia quarantena sta andando in maniera molto diversa rispetto a quella precedente. Non ho più la preoccupazione di quello che sarà il dopo, perché siamo già sopravvissuti una volta, so che ce la possiamo fare, è difficile. Sono a casa mia, non sono a 200 km da casa, e quindi ho tutte le mie comodità, posso cucinare e fare quello che voglio. È normale, ragazzi, diventa difficile motivarsi quando si era abituati a stare in palestra con delle casse d'acqua. Però ripeto, ricordatevi sempre che lo state facendo per voi. Questo è un momento in cui potete migliorare la vostra situazione, potete tranquillamente, stando a dieta, avere un ottimo risultato poi, se lavorate bene. Buttare via questi momenti in cui magari c'è anche meno stress, in cui magari potete godervi anche il riposo, perché il riposo sia a livello mentale che sistema nervoso che fisico è importantissimo. Non utilizzate questo periodo preoccupandovi, ingrassando o facendo sbagli di questo tipo, perché fate un danno solamente a voi stessi. Quindi cercate di essere motivati, scriveteci, fateci sapere che video volete, fateci sapere qualunque cosa e noi cercheremo di tenervi compagnia e di fare il meglio per mantenervi anche motivati. Quindi spero che questo video sia un piccolo inizio in cui magari dare una spinta a qualcuno e aver fatto capire a qualcuno che magari stava perdendo tempo o si stava concentrando sulle cose sbagliate. Spero che i miei consigli possano esservi utili e che il video vi sia piaciuto. Ne porteremo sicuramente altri. E io vi mando un abbraccio, un augurio di forza, tanto siamo tutti nella stessa situazione, e anzi, da proprietario di palestra vi dico che la situazione anche questa volta non è bella, però noi non molliamo e siamo sempre qui per voi. Quindi l'atteggiamento mentale fa la differenza in ogni cosa. Siate positivi, perché la negatività attira solamente altra negatività. Un saluto da Simone e sempre forza, Team Commando.